Io mi sono avvicinato alla vocale veneta in età matura. Mi chiamo Antonio Padovan, sono il presidente della società Remiera Cavallino. Noi siamo nati nel 97 e adesso siamo finalmente nella nuova sede che abbiamo desiderato per tanto tempo, dopo essere stati provvisori in vari luoghi. Adesso finalmente abbiamo una sede definitiva e questa è la soddisfazione più grande. I nostri soci stanno aumentando, abbiamo anche dei ragazzi, dei ragazzini anche che vengono a provare la voga alla veneta e questo ci fa molto piacere. Siamo la prova, insomma, che è uno sport, quello della voga, che si può praticare a tutte le età, anche con qualche ambizione agonistica, perché nella nostra attività ci sono anche delle piccole regate. Ci sono molte socie anche, c'è una presenza femminile abbastanza numerosa, negli ultimi anni è aumentata notevolmente, ha portato una ventata, diciamo, anche di entusiasmo all'interno della Riviera. L'organizzazione di diversi eventi, noi organizziamo ormai una decina di regate all'anno e sono diventate degli appuntamenti fissi che i nostri concittadini si aspettano. La voga veneta non si può parlare di questo sport senza parlare dell'ambiente naturale in cui noi lo pratichiamo, che è la laguna di Venezia, la laguna di Cavallino Traporti. È un ambiente straordinario, magico, con i suoi silenzi, il canto degli uccelli, un ambiente che cambia ogni giorno e ogni ora, potremmo dire. Mi vengono in mente le parole anche di qualche socio, di qualche socia anche in particolare, che dopo aver incominciato a praticare questo sport dicevano: non posso più farne a meno. Mi piace tantissimo vogare anche da solo, dove provo, ecco, sento che ogni mio movimento influisce e si trasmette alla barca. Mi piace di immaginare questa remiera fra qualche anno con tanti ragazzi che fanno voga alla veneta ma che fanno anche canoa, perché questo è il motivo per cui ci siamo impegnati molto in questi anni anche per questa sede nuova, perché desideriamo, ecco, che questi sport del remo, che per noi sono tradizionali ma sono anche naturali, perché noi viviamo circondati dall'acqua. Ecco, desideriamo che questi sport del remo siano alla portata dei nostri ragazzi, vicino a casa, e che possano essere motivo di soddisfazione. Qualcuno di loro potrà anche diventare importante. Ecco, la soddisfazione più grande è che vedo che questa remiera avrà un futuro perché vedo delle persone
crescono, il numero di soci cresce, ma cresce anche il numero delle persone che sono disposte a lavorare perché questa società diventi sempre migliore e offra dei servizi sempre più importanti alla nostra comunità e soprattutto ai nostri ragazzi.